Siamo tutti diversi e questo è meraviglioso. Alcune differenze possono vedersi facilmente: l'altezza, la pettinatura, il colore degli occhi e così via. Altre differenze non riusciamo a vederle: i nostri cibi preferiti, le cose che ci spaventano o le nostre abilità speciali. La cosa interessante è che anche il modo in cui vediamo il mondo è diverso. Per esempio, che cosa vedi in questo disegno? La maggior parte delle persone vede una papera, ma alcuni di voi potrebbero vedere un coniglio. In ogni caso, è comunque corretto. Questo è solo un trucchetto per mostrarti che tutti i cervelli funzionano in modo diverso. Il cervello è il computer del nostro corpo, funziona in modo diverso per ciascuno di noi e controlla come impari. Ecco perché siamo tutti bravi in cose diverse. Come ti senti? Ecco perché proviamo tutti emozioni diverse. E come comunichi con gli altri? Qualche volta il cervello è connesso in un modo particolare che influenza i nostri sensi e come percepiamo e comprendiamo diverse situazioni e interazioni. Questo è quello che vuol dire autismo. Diverse persone hanno l'autismo ed è probabile che anche tu conosca qualcuno che è autistico. Per questo motivo è utile conoscere un po' di cose sull'autismo. Le connessioni speciali all'interno di un cervello autistico possono qualche volta rendere una persona molto brava in alcune attività che per noi sono difficili, come la matematica, disegnare o la musica, ma può succedere anche il contrario e attività che per noi sono fin troppo facili diventano incredibilmente difficili per loro, come ad esempio farsi nuovi amici. I sensi inviano costantemente informazioni al tuo cervello su ciò che ti circonda e sulle altre persone. Tuttavia, quando il cervello di una persona e i suoi sensi non comunicano bene, il cervello può diventare sovraccarico e confuso, alterando il modo in cui vede il mondo. Immagina di camminare lungo una strada. Ecco come un cervello autistico potrebbe vedere la tua stessa scena. Fa un po' paura, non è vero? Purtroppo le persone in molti casi non riescono a dire come si sentono. Così, sebbene ci sia molta confusione nelle loro teste, da fuori sembra che vada tutto bene. Ma in realtà è solo perché non riescono a chiedere aiuto. Tutti impariamo alcuni comportamenti che ci fanno stare calmi in situazioni scomode. Possiamo guardare altrove, abbracciarci, mangiarci le unghie, agitarci, morderci le labbra e così via. Allo stesso modo, le persone autistiche sviluppano alcuni comportamenti che le aiutano ad affrontare questi momenti intensi. Questi comportamenti possono sembrare strani, ma sono solo il loro modo di stare calmi. Quando succede, significa che stanno passando un momento difficile. La cosa giusta da fare è non far passare loro un momento ancora più difficile, arrabbiandoci, ignorandoli o prendendoli in giro. Ricorda, solo perché una PlayStation non può leggere un gioco Xbox, non significa che è rotta. Le persone con autismo hanno bisogno di amici che vogliono dedicare del tempo per conoscerli. Con una buona comunicazione e una buona dose di pazienza, tutti potrebbero stare meglio. Le persone con autismo non sono ammalate o rotte, semplicemente hanno un modo unico di vedere il mondo e con un po' di supporto dai loro amici, magari potrebbero essere in grado di condividerlo con noi. L'autismo può far accadere cose meravigliose.